L'ombra è necessaria, è la nostra forza, è la nostra sicurezza. La giustizia del re è amministrata da uomini che vedono in essa non un dovere, ma il salario. Essi stanno non già a deliberare, a riconoscere il diritto di ciascuno, ma a garantire il più forte contro il più debole. I forti sono i feudatari, gli ufficiali dello Stato, i signori, il clero, circondati di immunità, irti di privilegi, foderati di pergamene. Essi hanno un diritto per loro conto, che non è il diritto degli altri, dei deboli. I magistrati, le leggi, difendono appunto questo diritto particolare privilegiato, che è invece un'ingiuria e tira ingiustizia per la gran massa dei deboli, che sono i più. Chi non oserebbe ricorrere a un magistrato legale per difendere sé, la sua causa, l'onore delle sue donne, perché il ricorso lo esporrebbe alle ire, alle rappresaglie, alle vendette del barone o dell'abate? Confida volentieri nell'ombra il suo dolore e la violenza patita. Un uomo che egli non vede, non conosce, raccoglie il suo lamento. Noi vediamo se egli ha ragione. Un avvertimento misterioso giunge al sopraffattore nel suo palazzo stesso, al magistrato complice nel suo scanno. L'ascoltano? Non cerchiamo di meglio. Lo disprezzano e compiono la prepotenza e continuano l'offesa? Puniamo e vendichiamo l'offesa. Nessuno vede il braccio punitore, nessuno può dunque sottrarvisi. Questa è la nostra giustizia. Essa non ha punito mai un innocente ed ha asciugato molte lacrime. Questi sono i beati Paoli. Sigla! È il 1909 e William Galt pubblica sul Giornale di Sicilia I Beati Paoli. Potremmo definirlo perciò un romanzo d'appendice. C'è chi invece lo definisce come romanzo popolare, anche se non è ben chiaro se popolare perché rivolto ad un pubblico popolare, oppure popolare perché il popolo riveste un ruolo chiave in questa storia. Ma potremmo benissimo definirlo come un romanzo storico. Le vicende narrate si collocano tra la fine del 1600 e i primi decenni del 1700. La ricerca storica che è alle spalle della stesura di questo romanzo è sicuramente complessa e robusta, e in effetti ne deriva una cornice storica veramente ben ricostruita. Ma insomma, le definizioni lasciano un po' il tempo che trovano. Io personalmente mi sono avvicinato a questo romanzo perché mi pareva che potesse chiudere un ipotetico triangolo ai cui due vertici stavano già due romanzi che avevo letto e di cui avevo parlato anche su questo canale: Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e I Viceré di Federico di Roberto. Seppur questi due si collocano in una epoca storica, cioè la storia narrata si svolge in un'epoca storica ben posteriore a quella dei Beati Paoli, nonostante ciò, tutti e tre i romanzi sono romanzi ambientati in Sicilia e romanzi in cui la nobiltà siciliana ha un ruolo chiave. I Beati Paoli si svolgono tra l'altro in un periodo storico particolarmente movimentato e anche un po' travagliato della storia siciliana.
Non tutti forse sanno che la Sicilia era già stata un possedimento dei Savoia ben prima dell'Unità d'Italia. E a questo fa anche riferimento un capitolo dei Viceré in cui si parla appunto di questo di questa esperienza sabauda in Sicilia che si era conclusa in pochi anni e in modo tra l'altro parecchio negativo, sicuramente non fu un'esperienza piacevole né dall'una né dall'altra parte, cioè i siciliani non amarono mai i Savoia. E questo perché accadde? Perché nel 1713, dopo alcuni anni di guerre che coinvolsero un po' tutti gli stati europei, si arrivò ad una pace, ad un trattato, il Trattato di Utrecht. In questo trattato la Spagna, oltre a altre concessioni, cedeva il dominio della Sicilia ai piemontesi. Questo inizialmente fu ben accolto dai siciliani. Perché? Perché il Regno di Sicilia era un regno che aveva avuto un passato glorioso e ricco, e però ormai da parecchio tempo l'isola era un po' dimenticata dai reali spagnoli. I re spagnoli infatti non ritenevano neppure più necessario fare visita in Sicilia, e il governo della stessa era totalmente affidato ad un loro incaricato, appunto al viceré, no? E speravano i siciliani che finalmente ci fosse un nuovo re di Sicilia incoronato a Palermo e che governasse in prima persona e in loco la loro isola. E purtroppo dovettero ricredersi abbastanza velocemente, perché sì, Vittorio Amedeo II arrivò a Palermo, fu incoronato, però fin da subito fu chiaro che la sua intenzione di trattare quest'isola come un suo feudo, una sua lontana, tra l'altro, colonia. E quindi, dopo essersi fermato qualche mese giusto per rendere effettivo il passaggio di consegne e avviare le pratiche per far divenire a tutti gli effetti la Sicilia un territorio piemontese, ritornò a Torino. E questo creò parecchio malcontento tra i siciliani, malcontento acuito anche dalla volontà dei piemontesi di ammodernare la Sicilia, di ammodernare le sue leggi, le sue costituzioni, la sua burocrazia, le istituzioni e l'economia. Purtroppo non si resero conto che questa cosa, questo loro desiderio, impattava contro i privilegi, le usanze, le abitudini ormai fortemente da lungo tempo radicate nella società siciliana. Per attuare le loro idee avrebbero dovuto sicuramente cambiare tante cose, e i siciliani erano poco propensi a questi cambiamenti. In questo contesto storico, appunto, si dipanano le vicende raccontate in queste oltre 1000 pagine, no? Insomma, io adesso proverò a fare una introduzione, una sinossi introduttiva, no? Giusto per capire di cosa stiamo parlando. Non ho certo l'idea di provare a riassumere un romanzo di tale dimensione, e poi sicuramente anche per non togliere il piacere della lettura a chi volesse leggere. E nella seconda parte invece darò un mio giudizio su questo romanzo, magari questa parte più riservata a chi invece ha già letto il libro. Allora, cosa parla i Beati Paoli? Parlano del tentativo di
da parte dei Beati Paoli, che è una setta segreta palermitana, di vendicare un torto subito. Questo torto è stato subito da Emanuele Albamonte, e gli è stato subito, cioè il responsabile di questo torto è suo zio, Don Raimondo Albamonte. Don Raimondo Albamonte era il figlio cadetto degli Albamonti, duchi della Motta. Come sapete, i cadetti non avevano diritto ad ereditare titoli e terre della famiglia, no? Tutte queste cose spettavano ai primogenito, che si chiamava anch'esso, in questo caso, Emanuele. Emanuele e Raimondo erano due fratelli molto diversi tra di loro, che non si amavano particolarmente, anzi Raimondo non aveva alcun sentimento nei confronti del fratello se non l'invidia, no? Per ciò che lui aveva e che Raimondo non poteva ambire, almeno stando alle leggi dell'epoca. Raimondo è una persona estremamente chiusa, a differenza del fratello, chiusa in se stessa, freddo, anaffettivo, cinico nel perseguire i suoi obiettivi. Il fratello Emanuele invece era amante della vita, amante delle donne, delle avventure, era costantemente impegnato in qualche campagna militare, invece Raimondo preferiva studiare legge all'interno della sua biblioteca. Fatto sta però che Raimondo è una persona estremamente ambiziosa e il destino sembra essergli amico. Emanuele muore durante il ritorno da una delle sue campagne militari. Ma ahimè per Raimondo, Emanuele nel frattempo aveva già sposato una donna e aveva già avuto un erede che all'epoca, cioè 1698, era un neonato. Però chiaramente Raimondo è una persona cinica, come ho detto, e a quanto pare senza alcuna legge morale, e considera questo ostacolo di nessun impedimento, nemmeno decide di scavalcarlo, decide proprio di eliminarlo. Inizia ad architettare un modo per disfarsi degli scomodi parenti, cioè li vuole proprio assassinare, no? Non si pone particolari problemi, no? Per questa cosa, cerca di avvelenarli. In qualche modo, aiutati da persone esterne, i due però, madre e figlio, riescono a fuggire dalle grinfie di Raimondo e a fuggire dal palazzo della Motta. Vengono accolti, stremati, da una famiglia molto umile palermitana, ma ahimè la madre muore subito dopo. Non si sa bene, non si capisce bene perché, per paura, per stress accumulato, no? Cioè, nei romanzi dell'Ottocento ci sono queste morti per emozioni troppo forti provate. E Raimondo finge per settimane, per mesi, di cercare il cognato, la cognata e il nipote, perché la famiglia che ha accolto il piccolo Emanuele teme di denunciare la cosa, perché ha paura che di venire accusati di aver rapito l'infante e di aver assassinato la madre. E così tengono nascosta la cosa. Passano le settimane, passano i mesi, passano gli anni e la vicenda viene avvolta nel mistero. Pubblicamente nessuno sa di che cosa ne è stato di Emanuele e di sua madre, e poco per volta vengono perse le speranze di trovare i due. Chiaramente Raimondo si finge disperato dell'accaduto, sta di fatto che
riceve chiaramente in eredità i terreni della potente famiglia Albamonte e diventa duca della Motta. Raimondo non sa però che sì, Emanuele era stato accolto da una famiglia umile, ma il capofamiglia era in realtà uno dei membri principali, dei maggiori disponenti, dei Beati Paoli, questa setta segreta che si riuniva nell'oscurità per vendicare i torti subiti dal popolo, dai poveri, dagli umili, dagli ultimi della società palermitana, soprusi che spesso patiti a causa dei ceti elevati, come si diceva nel prologo, a causa della nobiltà e del clero che erano protetti in tutto e per tutto dalle leggi, dalle consuetudini e dai privilegi. Don Raimondo non sa anche di un'altra cosa. Questi Beati Paoli si sono attivati, sono al corrente chiaramente di ciò che Raimondo ha tentato di fare, in cui apparentemente è riuscito, sono al corrente e iniziano ad accumulare prove per poi imbastire un processo contro Don Raimondo. Non sa anche una terza cosa, che il fratello aveva un secondo figlio, anzi un primogenito, seppur nato fuori dal matrimonio. Questo figlio naturale di Emanuele, duca della Motta, che fu, non sa chiaramente di essere figlio di cotanto padre, e fino a 20 anni e oltre, insomma, vive in questa ignoranza. Vi è infatti adesso, poi nella narrazione vi è un salto temporale, cioè vengono narrate i tentativi di assassinio di Raimondo, poi questa parentesi si chiude e la narrazione prosegue, riprende che Emanuele e suo fratello naturale, ossia Blasco da Castiglione, che è il vero protagonista dei Beati Paoli. Sto dicendo, la narrazione riprende che Emanuele è un adolescente e invece Blasco è un giovane ventenne che però nel frattempo, a discapito della sua giovane età, ha vissuto 1000 avventure. Si è dato infatti, scappato giovanissimo dal convento in cui dei frati l'avevano accolto, perché la madre era morta durante un terremoto, e si dà insomma alla macchia praticamente, cioè una vita errante, e affronta tutti i pericoli che il mondo di allora poteva riservare per un giovane indifeso. Ora, quindi, questi due, sia Emanuele che Blasco, non sanno chiaramente dei loro natali, e poco per volta, insomma, però gli vengono svelati, e con l'aiuto alle spalle dei potenti quanto misteriosi Beati Paoli, cercheranno di prendere ciò che è loro di diritto di nascita. E qui ci fermiamo, vi lascio intuire come prosegue la storia. Allora, nel precedente video, dissi che i romanzi, a mio avviso, si possono dividere in due categorie. Ci sono i romanzi scritti semplicemente per intrattenere, e invece poi ci sono i romanzi scritti con l'intento di veicolare un messaggio forse più profondo, un messaggio filosofico. Ecco, i Beati Paoli, a mio modo di vedere, appartengono alla prima categoria. E dissi tra l'altro che è una forma di scrittura del tutto degna, onorevole, meritevole di ammirazione e quant'altro. Però personalmente è una categoria in cui difficilmente riesco a trovare un romanzo
che mi colpisca particolarmente. E anche questo romanzo non fa eccezione, cioè i libri i romanzi che mi colpiscono sono altri. Questo qui è un romanzo onorevolissimo, è una bello, di qualità, sicuramente di ottimo livello, non sto dicendo questo, però non occupa, diciamo, nel mio cuore il posto che riservo ad altri libri. E questo perché? Perché secondo me ha dei difetti questo romanzo. Voglio dire, è un romanzo in cui le vicende sono parecchio intrecciate tra di loro, cioè per certi aspetti mi ricorda Il Conte di Monte Cristo oppure anche I Miserabili, però vi è un difetto anche proprio nella trama, no? Ossia, le vicende si ripetono con in modo cadenzato, ma con un certo schema precodificato. Voglio dire, allora, è un romanzo ampio. Io in generale i romanzi così lunghi non li amo, però devo dire che non annoio. Cioè, nonostante questo schema ripetuto continuamente, l'autore riesce comunque a trovare un motivo valido per farti continuare la lettura. Però questa schematizzazione, questi cliché che si ripetono, rendono a volte meno interessante appunto la lettura, cioè creano, non sono sicuramente utili a creare pathos in questo senso. Cioè, spesso si hanno sempre due schieramenti ben netti e precisi, no? I buoni e i cattivi, sempre. E immaginateveli disposti su una scacchiera e muovono le loro pedine sempre con lo stesso schema, no? Cioè c'è il tranello del cattivo, il buono che intuisce il tranello e lo evita, e poi il cattivo ripropone un altro tranello con delle varianti, ma comunque più o meno sempre dello stesso genere, e ancora, no? Cioè, e questa ripetitività fa sì che spesso e volentieri intuiamo già prima le mosse dell'uno o dell'altro personaggio, e questo chiaramente toglie la sorpresa, come dicevo, del pathos, perché già da prima si sa dove si andrà a parare e come si uscirà da una certa situazione. E questo è un primo difetto. Il secondo difetto, che forse è il più grave e forse anche quello meno voluto, è la psicologia dei personaggi. Cioè, questi personaggi non sono, secondo me, caratterizzati bene dal punto di vista psicologico, sono psicologicamente poveri, e questo fa sì che i personaggi diventino un po' delle macchiette, oppure insomma poco reali, poco realistici. Anche i loro comportamenti, i loro pensieri sono spesso poco realistici. Questo perché ad esempio anche Blasco è il classico cavaliere senza macchia e senza paura, no? Che però nel suo modo, nella sua purezza, nel suo romanticismo, sono tutti eroi molto romantici questi, tutti, diventa addirittura idiota. Cioè, lui non si fa ad esempio problema nel ammazzare qualcuno, purché questo ammazzamento venga fatto secondo le regole cavalleresche, cioè in un duello. E questo sempre, anche quando il nemico è uno che invece gioca sporco, che gli ha tirato un tranello, che ha tentato di ucciderlo in modo sporco e vigliacco, lui, nonostante questo, lui non vuole vendicare questo torto colpendolo alle spalle. No, deve essere fatto secondo i crismi, no, di un duello regolare, appunto, per i canoni cavallereschi.
E anche ricollegandomi a prima, no, che dicevo che tutto è sempre in un certo modo schematizzato, anche i duelli e il modo in cui lui riesce a uscire dalle situazioni di pericolo è sempre lo stesso fondamentalmente, cioè lui è un misto tra un incrocio tra Jack Sparrow e Tex Willer, cioè non so se mi spiego. È una persona che, cioè, quando fa i duelli fa le battutine, no? E sia che sia contro un singolo, sia circondato da 10 nemici, lui riesce sempre ad uscire vincitore, no? Un po' come Tex Willer, che anche quando si trova di fronte una masnada di nemici, riesce sempre in un certo modo a uscire vincitore, perché i proiettili lo sfiorano sempre, o colpiscono di rimbalzo, o colpiscono qualcosa che è addosso. Insomma, lui riesce sempre a uscirne quasi indenne. E questo, appunto, insomma, è quando dicevo, no, sono un po' delle macchiette, sono un po' dei personaggi, quasi delle caricature, un po', è per questo, no, è per questo. Poi sono anche, hanno spesso, ad esempio, Emanuele ha un vero e proprio tracollo psicotico, no? Cioè, a un certo momento cambia totalmente carattere e modo di comportarsi. Se prima era un ragazzo sanguigno, orgoglioso, però comunque cresciuto in una famiglia per bene che gli aveva trasmesso certi valori, a un certo momento, quando scopre di essere chi è, cioè il discendente dei Duca della Motta, impazzisce, diventa veramente un bastardo senza nessuna dignità, spietato verso i suoi familiari che l'avevano cresciuto con amore, cioè dimentica tutto e diventa veramente un personaggio orrendo, no? Ma e questo tracollo si ha nel giro di due pagine, cioè è una cosa poco realistica. Anche Gabrielle, altro personaggio, no? Anche lei ha dei comportamenti che rasentano la psicopatia, no? E lo stesso il suo stesso epilogo è profondamente da personaggio tragico e romanzato. Insomma, io forse magari sbaglio, ma io amo i romanzi in cui i personaggi siano verosimili, cioè mi interessano molto di più, mi attraggono molto di più leggere reazioni verosimili, no? Che invece alcuni comportamenti che direi un po' da fumetto a volte, no? Cioè, comunque, ecco, non ho apprezzato molto questa cosa qua. Altra cosa, terza cosa, cioè il senso di giustizia dei Beati Paoli. Non posso non parlare del senso di giustizia, perché la giustizia è un tema cardine in questo romanzo, no? I Beati Paoli sono spinti da questo desiderio di ottenere giustizia. Peccato che la loro cognizione di giustizia sia quantomeno vago, o cioè, diciamo, quantomeno mi fa nascere dei dubbi, no? Perché allora, più che desiderio di giustizia, il loro è desiderio di mantenere lo status quo. Spiego. Loro non sembra che vogliano cambiare le regole della società, ok? Per loro, i nobili, va bene, cioè è corretto che si comportino entro i confini, che sono amplissimi, della legge, ok? Se loro si continuano a comportarsi entro questi confini, che gli consentono praticamente qualsiasi cosa, va bene. Ma se strabordano, allora se la devono vedere con i Beati Paoli. Però non c'è la volontà, non appare almeno la volontà di modificare questi confini. Ed è questo che mi lascia piuttosto sconcertato, no?
anche ammirata, che è il padre adottivo di Emanuele, una volta che gli rivela chi è, no? Si arrabbia per il fatto che Emanuele abbia pensato di sposare una popolana, no? Dice, le classi sociali devono rimanere separate, no? Cioè, ti fa riflettere, cioè ti fa interrogare, perché dice, questo lo dice uno degli esponenti principali dei Beati Paoli, ok? E ho capito che poi a un certo momento si dice anche, no, tra le righe, ma insomma, noi non possiamo ambire a cambiare le regole perché la società non è pronta, non possiamo pensare di animare una vera lotta di classe perché la società non è ancora pronta a questo tipo di battaglie. Però lascia quantomeno riflettere il fatto che lo stesso ammirato appunto dica così a suo figlio, no? Cioè, insomma, non funziona secondo me, cioè, a me non funziona, non... alla fine i Beati Paoli sono veramente poco più che sicari, non dei nobili ma del popolo, fondamentalmente. Sì, ho capito, per riparare dei torti, però i torti veri da riparare sarebbero ben altri, no? Non è il fatto che Tizio non sia diventato duca della Motta, ma il fatto che esista un duca della Motta, che non dovrebbe essere giusto, no? Ecco, questo, il fatto che una persona che abbia possedimenti a non finire, ricchezza a non finire, la gente che muore in strada, questo non è giusto, è quello che dovrebbero, invece non sembra che lottino per questo. Ultima cosa, ai Beati Paoli si ricollega un po' anche, si fanno, diciamo, derivare, no, i natali anche della mafia, no? Cioè ci sono stati dei mafiosi come Buscetta che collegano ai Beati Paoli la nascita un po' della mafia, no? Facendola risalire quasi per dargli, diciamo così, dei nobili natali, no? Insomma, questa cosa qui lascia un po' il tempo che trova, perché le organizzazioni segrete anzitutto sono sempre esistite in tutto il mondo, no? Voglio dire, la massoneria era diffusa dappertutto, e non dappertutto però si sono creati delle organizzazioni di tipo mafioso. Poi nel romanzo in un certo punto si dice una cosa interessante, cioè la vera mafia era già organizzata ed istituita nelle istituzioni dell'epoca, che erano un covo di gente fatto per, cioè la gente entrava nelle istituzioni non per fare il bene della Sicilia, no? Per amministrare in modo corretto la Sicilia, ma per fare gli affari propri. Allora, in questo senso mi sembra molto più un comportamento mafioso questo qui, cioè il fatto degli intrallazzi, no? di farsi gli affari propri invece che il bene comune, invece che il tipo di organizzazione segreta dei Beati Paoli, no? Voler vedere. E infatti è anche emblematico il fatto che i piemontesi sono mal visti e sono respinti dalla popolazione, e quindi non solo dai nobili, dai ceti elevati, perché hanno tentato di scardinare certe logiche, quelle sì profondamente mafiose, cioè del privilegio, insomma di fatto della ineguaglianza, no? Della ineguaglianza portata avanti da chi può, da chi ha il potere, no? A discapito di quelli che invece potere non l'hanno. Okay. Quindi chiudo qui. Un ultimo giudizio finale: questo libro, diciamo, come votazione anobiana su 5 stelle gliene riserverò 3, perché è sicuramente un libro di qualità, come ho già detto, non c'è niente da dire, però diciamo non è il mio genere. Se amate libri come appunto Il Conte di Montecristo, Dumas, allora è un libro che può fare per voi. Se amate altri libri, che ne so, Jack London, il mio cuore appartiene a Jack London,
questo diciamo che non risponderà appieno alle vostre esigenze. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.